Tra chi vorrebbe eliminarlo e chi invece mantenerlo, il coprifuoco continua a far discutere. Dal governo, intanto, dopo giorni di contrasti, sembra si sia raggiunto un compromesso che va verso il posticipo intorno alla metà di maggio. L'idea, infatti, è quella di monitorare le prossime 2 settimane e capire se le riaperture del 26 aprile influenzeranno o meno sulla curva dei contagi e solo allora, in base ai numeri, dare il via libera per un allentamento del coprifuoco dal 22 alle 23. Ma vediamo che cosa ne pensano i milanesi. Io penso che il coprifuoco tra le 22 e le 23 in un'ora in più sarebbe assolutamente giusto allentarlo, senza toglierlo come concetto, però aiutando un pochino anche il settore della ristorazione, che è veramente stato molto molto assolutamente devastato da questa situazione. Quindi un'ora in più permetterebbe sia di frequentare maggiormente i ristoranti, ma tenendo comunque un lockdown e un ordine che deve essere assolutamente tutelato ancora per un po'. Non ha molto senso nel momento in cui ci sono i locali aperti, quindi se ci si vuole assembrare lo si fa prima delle 22. È giusto mantenerlo alle 22, perché ritengo che sia una misura precauzionale che ancora serve. È meglio mantenerla ancora alle 22. Poi, se i livelli, con le vaccinazioni, eccetera, si dimostreranno che si potrà allentare, ben venga. Però per il momento sono convinta di mantenerla ancora. C'è tanta gente in giro, per cui non so neanche che efficacia possa avere in questo momento il coprifuoco, ti dirò. Io continuo, non sto per il momento frequentando ristoranti, quindi continuo così, diciamo. In vista dell'estate, secondo te è giusto tenerlo? Di solito d'estate si inizia magari ad andare a cena alle 20. Sì, beh, visto come è andato lo scorso anno, credo che sia naturale che ci sia un allentamento delle misure, insomma, mi sembra anche ragionevole. Se la curva dei contagi scende, mi sembra ragionevole, insomma, allentare le misure, bisogna anche permettere alle persone di lavorare. Ti direi che adesso, se aumentano i vaccini, se iniziano anche a vaccinare, diciamo, un po' di persone in più, probabilmente sarebbe anche il caso di allentare un po', diciamo, la morsa in cui ci stanno un po' bloccando. In vista dell'estate, secondo lei? E quello sarà più difficile, perché comunque nei luoghi, voglio dire, turistici, così, i locali che ci sono lì hanno anche loro diritto un attimo di tirare il fiato, e quindi limitarli alle 10 sarà un problema. D'estate alle 22 è ancora presto per rientrare a casa, iniziano a lavorare a quell'ora.